Buon pomeriggio a tutti, porto i saluti del dottor Longroni che oggi sostituisco. Sono Claudia Collina, funzionario dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Oggi parliamo di appunto industrie culturali creative. Se ne sente sempre più spesso parlare. Il tutto nasce brevemente da un libro verde elaborato nel 2010 dalla Commissione europea e le industrie culturali creative un potenziale da sfruttare. E questo libro verde evidenziava l'importanza di un ragionamento complessivo da applicare non solo a singoli settori quali lo spettacolo dal vivo, il cinema, il sistema radiotelevisivo, l'editoria, il patrimonio culturale, ma ritenevo opportuno considerare centrale il settore delle industrie culturali e creative culturali nel suo complesso. Ora, nel 2018 siamo nell'anno europeo del patrimonio culturale e avendo anche ravvisato l'Unione Europea come le industrie culturali creative abbiano una dimensione regionale, l'assessorato alla cultura, con cui abbiamo organizzato questo appuntamento, in particolare ringrazio Gianni Cottafavi per aver collaborato, l'assessorato alla cultura ha creato un cartellone di eventi e di attivazione proprio di energie, dal titolo Energie diffuse, e ha aggiornato un importante rapporto, il rapporto Herbert, chiamato da noi, ma un rapporto sulla cultura e le industrie culturali in Emilia-Romagna, che era stato fatto nel 2012 ma ha avuto un potente aggiornamento nel 2018. Darei subito la parola all'assessore alla cultura Massimo Mezzetti per parlarci un po' di tutto ciò che è stato attivato. Grazie. Grazie a voi, buonasera, chiedo scusa ma sono arrivato a lavorare ma ero di là, nessuno mi diceva che eravate tutti qua. Intanto partiamo dalle cose che accennava poc'anzi Claudia Collina. L'Europa da anni, da diversi anni, da prima anche del 2010, ha ragionato nei bureau europei, è stato oggetto di attenzione quello che poteva essere la strada, gli indirizzi fondamentali che i paesi europei avrebbero dovuto percorrere per prepararsi a quello che prima o poi sarebbe accaduto, cioè l'uscita dal tunnel della crisi che abbiamo attraversato in questi 10 anni, dal 2008 in poi. E in questi bureau più volte veniva indicato il fatto che i vettori su cui i paesi avrebbero dovuto investire, non per sostituire le industrie manifatturiere o metalmeccanica classica, che oggettivamente non è sostituibile a tutti gli effetti, ma per affiancarla e creare anche diversificare la produzione, l'impegno produttivo e gli investimenti, 3 erano i vettori fondamentali: l'economia dell'ambiente, la green economy, l'economia della salute, del welfare, e l'economia della cultura e della creatività. Se voi ci pensate, sono esattamente 3 vettori su cui il nostro paese, negli anni alle nostre spalle, ma non mi pare che negli anni davanti a noi si prefiguri un disegno diverso, hanno disinvestito e tagliato. Quindi il fatto che oggi ci si meravigli che l'Italia, nel momento in cui c'è una ripresa economica mondiale ed europea, sia fanalino di coda di questa ripresa, non è casuale, non è un destino cinico e baro che ci consegna a questa realtà. È il fatto che non abbiamo investito laddove avremmo dovuto investire per agganciare il treno della ripresa, appunto anche diversificando la capacità di produzione e di investimento, laddove fra l'altro l'economia della cultura e della creatività non produce soltanto di per sé valore aggiunto, e i dati della ricerca Simbula, che nascono praticamente contemporaneamente alla ricerca che noi già nel 2011 commissionammo a Herbert, che vide la luce all'inizio del 2012 e che abbiamo aggiornato e ripetuto adesso e presentato il 20 di giugno di quest'anno,
dimostrava appunto quanto valore aggiunto in termini di imprese, in termini di PIL, in termini di occupazione in questo settore ci potesse, quale potenziale ci potesse essere, quale realtà già evidenziava. Ma anche il fatto che la creatività affiancata all'industria tradizionale, all'impresa tradizionale, può generare innovazione. Innovazione che è uno dei fattori fondamentali sulla quale oggi si basa la competitività a livello globale e mondiale. La capacità di innovare e la creatività, tutto ciò che è la creatività, qui abbiamo la professoressa Vai che sul design, diciamo, e credo che sia una dei, ce lo può dire meglio di chiunque altro di noi, insieme alla Claudia ho sviluppato anche su questo una ricerca che abbiamo anche qui presentato, mi pare, no? poco un anno fa. Design ad esempio è tutto quell'elemento di creatività che può andare dall'architettura fino al design della moda o della metalmeccanica anche, eccetera, che innestato sull'industria tradizionale determina elementi di innovazione fortissima del prodotto. D'altronde la capacità competitiva del marchio Made in Italy non è altro che nella sua componente emozionale. Made in Italy se non significa nulla. Certo, può essere che su alcuni prodotti noi facciamo un prodotto migliore di altri paesi, altri prodotti non sono migliori di altri paesi, ma il marchio Made in Italy accompagna con sé una componente emozionale che lo rende fortemente competitivo. Ora, intanto non penso ci sia nessuno di FCA, o meglio riconosciuta Fiat qui da noi, non è che i prodotti Fiat siano questa magnificenza sul piano tecnologico e motoristico, però il marchio Made in Italy di quel prodotto fa sì che oggi la 500, per quello che trasmette in termini di emozioni, è una delle vetture italiane più vendute nel mondo, e pensiamo negli Stati Uniti. La Lamborghini vendeva più della Maserati negli Stati Uniti, fin tanto che non è passata all'Audi. Si continua a produrre la Lamborghini negli stessi stabilimenti precedenti, con gli stessi operai precedenti, ma il fatto che la Lamborghini ha pensato male, non bene, di apporre il marchio dell'Audi sotto, non sopra l'auto, sotto, che nessuno la vede, sono crollate le vendite della Lamborghini negli Stati Uniti ed è cresciuta quella della Maserati, che mantiene inalterato il marchio Made in Italy. Quindi sono cose importanti su cui ragionare. Questo è, diciamo così, è non solo il portato culturale, della storia culturale, della tradizione culturale che dall'umanesimo in poi ci trasciniamo, e il prossimo anno celebreremo 500 anni di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci per me è la figura che riassume in sé tutta questa capacità di innovazione, di creatività, ma anche di artigianato, diciamo, e di arte insieme, era la figura massima, che è esattamente quello che c'è dentro, ma anche le componenti di innovazione creativa che oggi siamo in grado di mettere in campo. Tutto questo noi abbiamo disinvestito come paese. In Emilia Romagna abbiamo pensato invece che forse su questo dovevamo produrre, anche se in ritardo rispetto al resto del paese, comunque un salto di qualità. E nel 2015, quando sottoscriviamo il patto per il lavoro e lo sviluppo dell'Emilia Romagna con tutte le forze sociali, sindacali ed economiche di questa regione, per la prima volta in un documento economico di sviluppo della regione appare un capitolo in cui si indica chiaramente che uno dei vettori fondamentali su cui la regione punta e vuole investire è esattamente tutto ciò che ha a che fare con l'economia della cultura e della creatività, anche in termini di formazione, quindi investimento anche in formazione, non solo attività produttiva, cultura, e si costruisce quella interdirezionalità tra cultura, creatività, attività produttive, formazione, università, ricerca e turismo, che porta ad esempio a determinare per il nostro caso due leggi, che sono la legge sul cinema e ora anche la legge sulla musica, con l'idea appunto di sviluppare l'intera filiera produttiva intorno a due elementi che sono tipicamente culturali, musica e cinema, ma che però li vediamo in termini anche di costruzione di percorsi di impresa, di innovazione, di creatività, di occupazione e di valore aggiunto per l'economia complessiva, quindi coniugando insieme queste cose. Questo ha portato quasi a triplicare le risorse al bilancio della cultura. Ma soprattutto la cosa più importante che mi preme dire è che per la prima volta in questi anni siamo riusciti a far sì che i bilanci dei diversi assessorati non vivessero in compartimenti stagni, ma noi abbiamo visto il nostro bilancio, dico nostro nel senso della cultura, alimentarsi di risorse che sono venute dalla formazione, dalla scuola, dalle attività produttive, dal turismo stesso, che ci ha consentito di aumentare ulteriormente quel bilancio, perché sono risorse che abbiamo messo a disposizione di queste politiche che abbiamo fatto.
Ovviamente stiamo parlando di un bene, perché io lo ritengo, la cultura la ritengo un bene comune a tutti gli effetti, come lo possono essere l'acqua o altri ancora, perché sono indispensabili alla nostra esistenza per non renderla arida e inutile. Questo bene comune non ha un valore soltanto economico, ovviamente, ha un valore anche intrinseco, fondamentale. La cultura determina tutto ciò che è la costruzione dell'identità di una comunità, in questo caso di una comunità regionale, è fattore di coesione sociale, è elemento fondamentale per determinare, a mio avviso, un'idea, un modello di relazioni sociali tra le persone, fra gli individui, fondato non sulla prevaricazione, non sulla violenza verbale o fisica, fondata sulla idea di identità non come recinto in cui ci richiudiamo, ma come fondata sull'ipotesi di dialogo in senso, come diceva Martin Buber, dialogico dell'io che attraversa il tu e attraverso la conoscenza dell'altro da sé in qualche modo ricostruisco anche la mia identità e definisco la mia identità. E quindi significa capacità di dialogo, significa capacità di rispetto delle diversità e delle differenze. A mio avviso la cultura e la bellezza, come ci diceva Peppino Impastato, non come elemento contemplativo ma come idea, diciamo, di relazioni, è qualcosa di fondamentale appunto per costruire un'idea appunto di modello di società, di relazioni fondate su questi elementi fondamentali. E la cultura e la creatività ne sono elementi fondamentali, elementi decisivi. Noi purtroppo viviamo in un'epoca, in una fase in generale del mondo, ma anche in particolare vedo ora, sto con i piedi a casa nostra, in cui, come diceva Isaac Asimov, c'è un'idea distorta di democrazia in base alla quale la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza, dove la conoscenza diventa quasi un elemento di colpa. Quanti sui social scrivono ed esaltano il fatto, come fossi virtù, che sono cresciuto all'università della strada. E quello che conosce o sa e dimostra di conoscere il sapere è l'intellettualone, il professorone, quando non è il radical chic. Io personalmente sono cresciuto da una cultura, quella del movimento operaio del cristianesimo sociale, per la quale il sapere e la conoscenza erano e sono elementi di emancipazione e di riscatto sociale. Don Milani diceva, lo sanno tutti, il padrone è padrone perché conosce 1000 parole al dispetto dell'operaio che ne conosce 100. Ecco, quindi conoscerne 1001 parola, perché questo me l'ha insegnato, significava avere, inseguire una sorta di riscatto e di emancipazione sociale e poter anche guardare viso a viso in faccia il padrone, per usare una terminologia oggi un po' desueta, ma per intenderci. Quindi non vedo perché invece debba oggi in qualche modo affermarsi un'altra idea, che è appunto l'idea che la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza. Io credo che noi dobbiamo riscoprire questo valore, dobbiamo reinvestire sul valore della conoscenza e del sapere, come in qualcosa che in qualche modo anzi deve appartenere a tutti, deve spalmarsi sulla società, non deve appartenere solo ad un'elite. E anche chi non lo è, diciamo, chi non conosce, chi non sa, noi dobbiamo nei confronti di chi non conosce e non sa, neanche in questo caso farle a lui o a lei una colpa, a meno che non la esalti come una virtù, ma dobbiamo fare in modo che possa conoscere e sapere di più, anche perché gli strumenti oggi li abbiamo di più. E come fare questo? Ecco, io credo che compito di un'istituzione pubblica non sia essere quella di fare i direttori artistici, ma è di trovare le forme, le strade, gli indirizzi per generare curiosità. Io trovo oggi fondamentale come compito di cui mi faccio carico quello di generare curiosità, perché è dalla curiosità che si genera la volontà di conoscere, la voglia di conoscere, di sapere, in tutti i campi, anche nei più piccoli campi, non solo quelli diciamo del sapere più alto, in tutti i campi. Allora, generare curiosità, ecco perché la settimana di energie diffuse, chiudo e arrivo al dunque, la settimana di energie diffuse nasce anche da questo. Noi abbiamo un sistema culturale in questa regione straordinariamente ricco e plurale. Noi davvero possiamo dire che attraversiamo tutti i campi del sapere e della conoscenza in questa regione, e lo facciamo anche con elementi di forte eccellenza, non solo quelli istituzionali come quello dell'Istituto dei Beni Culturali, che rappresenta una di queste eccellenze, ma anche con tante piccole eccellenze prodotte anche da soggetti non necessariamente pubblici.
E questo avviene non solo nel capoluogo di regione, come in tante altre regioni accade, e né solo nei capoluoghi di provincia. Noi possiamo andare dal paese più sperduto della provincia di Piacenza fino alla Val Marecchia e trovare delle eccellenze nel campo del teatro contemporaneo, della ricerca, dell'esperimentazione, nel campo del fatto che soltanto, per dirne una, per dire l'esatto opposto, solo in Emilia-Romagna, a Reggio Emilia, esiste un soggetto che opera nel campo della formazione, della produzione dell'operetta. Solo in Emilia-Romagna. Uno dice operetta, anche a me francamente l'operetta non mi esalta, però è una delle forme delle espressioni artistiche teatrali più antiche di questo paese, che ha ancora una sua tradizione che si porta. Vedo qui Amadori, il Salone del Restauro di Ferrara, cioè possiamo dirne, potremmo metterne in fila tantissime. Un limite a questa forza, perché questa è una forza, il limite di questa forza è che non siamo mai riusciti a proporre questo insieme, questa pluralità e questa ricchezza come un sistema unitario, ancora troppo frammentato, parcellizzato anche territorialmente dal punto di vista anche dei soggetti, perché se vogliamo arrivare a far sì che quell'impresa culturale creativa sia più forte, noi dobbiamo superare il limite, uno dei limiti che la ricerca Herbert, ma anche quelle Simula ci indicano, che la stragrande maggioranza delle realtà delle unità lavorative nel campo dell'industria culturale e creativa sono imprese a carattere individuale. In Emilia-Romagna sono il 70%, sono calate del 5% quella a carattere individuale dal 2012 a oggi, ma sono ancora il 70%, quindi fortemente vulnerabili. Allora noi non dobbiamo comprimere e dirvi dovete aggregare, perché l'individualità è quasi l'essenza anche del creativo e dell'artista, però dovete costruire forme di aggregazione che mettono insieme servizi, che vi aiutano a stare sul mercato, che vi rendono più solidi e competitivi, pur mantenendo la vostra individualità artistica o di soggetti che operano nel campo delle arti, della creatività e della cultura. Quindi da una parte anche dobbiamo anche operare su questo terreno di aggregazione anche delle imprese, ma dobbiamo aggregare anche in forme di lavorare in forme di aggregazione anche territoriale, capacità di fare sistema e, consentimi di dire, promuovere la cultura, qualcuno potrebbe dire il prodotto se volessi entrare nei termini economici, ma in questo caso il prodotto è riduttivo, promuovere questo sistema culturale nella sua interezza per consentire a chiunque di poterne fruire al massimo. Ecco, Energie Diffuse, che voi sapete ha accompagnato durante tutto l'anno l'anno europeo del patrimonio culturale, concentrerà però in una settimana, abbiamo voluto fare apposta una settimana in cui concentrare, qui uso invece un gergo, prendo a prezzo un gergo bellico militare, la potenza di fuoco, o meglio l'onda arancione, come abbiamo voluto chiamarla, con il colore che connota la cultura e la creatività. Ecco, connota il colore della cultura e della creatività, non dell'oscurantismo che abbiamo visto sfilare sabato scorso qui a Bologna, che si vestiva con le magliette arancione, i Novax, i Novaccini, che se voi sentite le interviste anche lì, il rifiuto della scienza, il rifiuto del sapere della scienza, l'idea che c'è sempre un potere cattivo con la P e la C maiuscola che complotta e ci dice cose che non sono vere, la scienza non è vera. Sono arrivato al punto, io, qualcuno di voi forse l'ho raccontato, scusate la breve digressione, un mio amico si è trovato su un taxi romano a discutere con un tassista, chiaramente diciamo con una forte appartenenza politica, ma non voglio buttare in politica, ma per farvi intendere la mentalità, i 5 Stelle per intenderci, al quale a un certo punto dice al mio amico, gli dice, ah ma che ti credi, Napolitano fu nominato ministro dell'interno dall'URSS, fu l'URSS a indicarlo come ministro dell'interno. Lui gli ha risposto, ha detto, ma veramente l'URSS nel 1996, perché Napolitano fece il ministro nel 1996, era già finito da diversi anni. La risposta è stata, questo lo dice lei. Ho capito, questo lo dice lei, anche la storia si cancella, lo dice lei, perché chi l'ha detto che il 96 l'URSS non esisteva più? Dove sta scritto? Ecco, quest'idea io la trovo aberrante, pericolosa. Comunque, vabbè, chiusa la parentesi, quindi il colore dell'arancione è il colore che connota la cultura e la creatività, non l'ignoranza e non l'oscurantismo. Quindi questa idea dell'onda che attraversa tutta la regione, più di 400 iniziative che metteremo in campo, proprio perché portare fuori la cultura anche dai luoghi canonici, tradizionali, portarla nella strada,
la letteratura, la poesia, la pittura, la danza, la recitazione, gli open day delle biblioteche, gli open day dei musei, cioè l'idea che noi siamo qui, noi siamo cosa vostra, dei cittadini, delle donne, degli uomini di questa regione, noi siamo il bene comune e questo bene comune va salvaguardato, va salvato, ma va anche promosso e valorizzato come merita di essere valorizzato nella nostra comunità. Grazie Assessore, hai usato valori molto belli che io ho, importanti, appunto, che sono creatività, conoscenza, consapevolezza, curiosità. Ora vorrei chiedere al nostro Presidente dell'Istituto Beni Culturali, Roberto Balzani, come questi valori e come le istituzioni culturali, le industrie culturali creative si riflettono nel patrimonio culturale. Grazie. Bene, grazie, buonasera a tutti. Io naturalmente vorrei anzitutto entrare nel merito e anche nella discussione suscitata da questo bel libro, Creatività, Cultura e Industria, appunto curato da Elena Vai e ispirato da Flaviano Celaschi, che rappresenta un punto di riferimento anche per riflettere sia sugli aspetti concettuali del termine cultura, creatività, patrimonio, sia dall'altra parte per vedere gli aspetti esperienziali che si sono poi depositati, soprattutto nella nostra regione, intorno a questa area semantica e anche a questa area produttiva, poi economica. E devo dire che si tratta di una lettura che consiglio vivamente, perché i contributi sintetici ma molto precisi che si succedono nel volume affrontano le tante sfaccettature di questo aspetto. Quando parliamo di creatività, anzitutto bisognerebbe definire il senso del termine. Questo senso in realtà non è assolutamente stabilizzato. Se noi citato nel volume, adesso non faccio l'elenco degli autori, naturalmente mi limito semplicemente a suggerire diciamo, i concetti. Se voi per esempio andate in Gran Bretagna vedete che il termine creatività è associato alla questione della proprietà intellettuale, quindi una funzione prettamente economica di difesa di, di un prodotto intellettuale individuale in primo luogo. Dall'altra parte invece, se prendiamo i documenti della Comunità Europea, vediamo che c'è un maggiore interesse per l'output, e cioè si insiste sul fatto che le industrie culturali debbano prevalentemente dare dei contributi che non sono solamente di tipo economico, non sono misurabili solamente sotto l'aspetto economico. È tuttavia un fatto che l'elemento creativo è funzionale alla qualificazione dell'impresa, sempre di più, e non solo nei settori classici della moda e così via. E di conseguenza un'altra corrente di pensiero si pone la questione di come inserire la creatività, che per sua natura è un elemento assolutamente difficile da sistematizzare, perché è una fiammella che si accende ma non a comando, all'interno di un sistema produttivo che è quello nostro, che invece tende a produrre in maniera standardizzata e continuativa, perché la catena del valore industriale ha questa esigenza, cioè di dare continuità poi allo sforzo produttivo. E allora si dice: noi dobbiamo inserire la creatività all'interno del processo produttivo, ma senza entrare nel merito del processo creativo, semplicemente individuando l'area nella quale si situa quando si decide la creazione di un prodotto, oppure questa area creativa è totalmente esterna e può interagire col processo produttivo, ma non necessariamente all'interno di un concetto sistemico. Queste leggo, ho letto diciamo queste riflessioni. Flaviano giustamente mette in fila invece quelli che sono le necessità per rendere visibile il processo, per rendere visibile la creatività, la creazione di start-up, il fatto che ci devono essere premialità, altrimenti questi processi creativi difficilmente trovano un innesco, e poi che bisogna raccontare,
cioè bisogna anche avere la possibilità di renderli pubblici in qualche modo, e quindi c'è una narratività della creatività che è interessante perché è una forma di pedagogia della creatività. Come vedete, si tratta di una serie veramente incredibile di suggestioni, sia pure condensate in poche pagine, utile come vademecum e anche come bibliografia aggiornata, perché in realtà le persone che hanno poi contribuito non sono solo sono diverse per natura disciplinare, non afferiscono tutti allo stesso settore, e qui apriamo un altro piccolo problema: la creatività non è patrimonio di un settore scientifico disciplinare accademico. Purtroppo, viceversa, l'Accademia tende a dipartimentalizzare i processi di conoscenza, e quindi queste, diciamo, queste aree che sono ibride per natura trovano molta difficoltà a nascere all'interno dei percorsi. Questo Flaviano lo sa benissimo, si fa una grande fatica, e solo recentemente le università hanno cominciato a produrre corsi che potessero in qualche modo contemperare queste diverse discipline all'interno di aree che non fossero più semplicemente nell'area ingegneristica o quella architettonica o quella semantica e così via. Anche questo è un problema molto grande, perché l'università ragiona in una maniera, o organizza la propria conoscenza in una maniera che non favorisce l'ibridazione della conoscenza, quindi è assolutamente anticreativa sotto questo profilo. E parliamo dell'università, che dovrebbe essere una delle agenzie che viceversa dovrebbero produrre e incentivare la creatività. Vedete dunque quanti problemi sono connessi a questo tema. Uno fra i più citati riguarda quello dell'ecosistema nel quale la creatività si produce, quindi non solo l'aspetto, chiamiamolo così, concettuale dell'individuo creativo, ma dei fattori predisponenti alla creatività che stanno nell'ambiente circostante. E qui, anche qui, la letteratura è svariata, penso alle varie atmosfere creative, gli ecosistemi creativi, gli ambienti creativi. Tutti questi hanno naturalmente alcuni elementi comuni: il fatto di stare in società aperte, il fatto di stare in società tolleranti, il fatto di stare in società nelle quali le diversità sono accolte, cioè tutte forme, diciamo, dove gli elementi stereotipati vengono, tutte forme sociali nei quali gli elementi stereotipati vengono meno, perché è evidente che gli individui creativi sono per loro natura, potremmo dire, dei driver anticiclici rispetto a quello che è la norma. Sono soggetti che sono tendenzialmente chiamati a rompere le norme, a rompere i luoghi comuni, perché la creatività sono dei processi di conoscenza aggiuntivi, e quindi per forza di cose programmaticamente fanno della diversità un valore, valore individuale e valore sociale. I contesti nei quali questi si situano però non sono facili. Perché? Perché da un lato noi ci troviamo in una, diciamo, la comunità dei creativi è strutturalmente minoritaria, nel senso che le persone che vivono nelle città, nei paesi, hanno delle dinamiche di vita che sono via via portate invece verso processi di omologazione, e lo fa lo stesso mondo del mercato. Questo, quindi, la creatività non è un valore premiante per la maggior parte degli individui. E dall'altra parte c'è un altro rischio, che è connesso al fatto che quando ci si trova di fronte anche a realtà come l'Emilia-Romagna, che invece cercherebbe di investire, il rischio è quello di non istituzionalizzare troppo questi processi, perché istituzionalizzarli troppo significa poi in qualche modo farli ricadere in logiche di tipo neocorporativo, che pure esistono anche nella nostra società, e sappiamo è uno dei limiti della nostra società emiliano-romagnola, il fatto di essere da un lato molto aperta, è un lato positivo, dall'altra parte però tendenzialmente corporativa, e quindi a costruire poi delle gabbie, delle scatole, sia di natura pubblica sia di natura privata, che tendono questi fenomeni a imbrigliarli sotto un altro profilo. Difficilissimo trovare un punto medio.
Allora, una, per venire alla domanda, perché naturalmente non mi sottraggo alla risposta, ma volevo semplicemente introdurre il tema ricordando la qualità del libro di cui stiamo anche parlando qui questo pomeriggio, io credo che in effetti il patrimonio possa essere uno di questi luoghi potenzialmente creativi. Il patrimonio non lo è dal punto di vista teorico astratto, un luogo che secondo la norma è un luogo di conservazione e tutela e quindi tutto sommato un luogo deputato alla stabilizzazione di beni del passato, di natura materiale e immateriale, eccetera, eccetera. In realtà però il luogo del patrimonio, essendo un luogo, diciamolo così, è lì, al di fuori dello spazio del mercato tradizionale, cioè è un luogo neutro sotto questo profilo, è uno spazio che non è deputato ad alcuna funzione particolare che non sia la fruizione culturale. Potremmo dire che sotto questo profilo ha una specie di barriera che lo protegge da qualunque forma di utilitarismo precostituito, cioè non è utile a qualcosa di definito, può essere utile a ciascuno e utile alla società per n cose, ma non è funzionale a una utilità definita. Questo fatto lo rende un terreno assolutamente neutro, cioè un luogo, uno spazio pubblico nel quale, pubblico anche se è privato il luogo naturalmente, parliamo del pubblico come spazio patrimoniale, che possono essere come vocazione se è aperta al pubblico, nel quale questa, la contaminazione creativa può avere luogo in una forma assolutamente, diciamo, spontanea. Io adesso provo a dirvi alcuni, fare alcuni esempi, perché è inutile parlarne teoricamente. Quando si formò, parliamo di una cosa che, a cui Elena ha fatto riferimento nel suo primo saggio di apertura del volume, quando si formò l'Istituto delle Scienze a Bologna, in contrapposizione con l'Università di Bologna, stiamo parlando dei primi anni del Settecento, questo istituto nasce con una vocazione che è quella di rendere la sperimentazione scientifica elemento di base, quindi al di fuori di un sapere standardizzato di natura puramente teorica, e dall'altra parte di contaminarlo poi con lo spazio sociale circostante se era possibile. Come funzionava l'università dell'epoca? Si basava su due pilastri che erano anche teorizzati. Primo, il fatto che i professori dovessero essere bolognesi. Il secondo, che dovessero essere anziani, cioè la carriera era per anzianità. I più vecchi erano i professori più autorevoli e dovevano essere bolognesi. Quindi questo era il meccanismo, quindi è esattamente il contrario di qualsiasi logica di tipo culturale creativo. Il conte Marsili, che produce l'Istituto delle Scienze, viceversa fa una sfida che è assolutamente anticiclica. Io voglio creare uno spazio che invece è totalmente originato dalla sperimentazione, che è aperto verso l'esterno, tant'è vero che i processi verbali voleva farli pubblicare ad Amsterdam, che era il luogo dal quale si diffondeva la scienza in Europa nel Settecento, per renderli più diffusi, quindi esattamente un concetto opposto, e questo percorso di scontro, incontro-scontro, poi si risolve nella sconfitta dell'Istituto delle Scienze. Nella sconfitta perché? Perché il contesto creativo non c'è. Quelli che stanno a Bologna nel Settecento, nella prima metà del Settecento, non hanno nessuna intenzione di recepire questo tipo di ibridazione creativa, quindi il luogo dell'istituto si mantiene un contenitore, diciamo, che diventa via via un museo, cioè viene patrimonializzato e museificato un luogo che era stato concepito non come museo ma come luogo di creatività. Quindi la creatività diventa museo. È la sequenza di un missile intercontinentale che sta per partire. Appunto, devi dare solo un missile. Hai dato qualche comando a Siri tu con la parola. C'era una sequenza alfanumerica, come si dice. Allora, noi che frequentiamo i film, diciamo, vengono in mente immediatamente queste cose. L'altro caso, che è esattamente opposto, è invece quello che succede
a Faenza nel 1908. Allora, Faenza era la città della ceramica nel 400 e così via. Nel corso dell'Ottocento queste famiglie avevano venduto tutti i loro beni più belli, erano state chiuse le aziende, non c'era rimasto più assolutamente niente e non c'era neanche un museo, non c'era nulla. All'inizio del Novecento il segretario comunale di Faenza, che si chiamava Ballardini, ha un'idea, e questa idea è un'idea geniale: prendere il nome della città, che si chiama Faenza, che è nelle principali lingue europee è l'equivalente di ceramica, faience, e renderlo un brand. Renderlo un brand come? Costruendo un bollettino plurilingue nel quale si danno informazioni su questo settore della produzione, del collezionismo, anche produzione e collezionismo, che essendo di nicchia assoluta, ma essendo frequentato dai maggiori musei europei, aveva bisogno di continui esperti, di scambi veri e propri. Il bollettino ha un enorme successo e incominciano, lui si fa, in cambio, si fa dare dei pezzi dai musei. Si fa dare dei pezzi dai musei, tant'è vero che dopo il 1908, l'esposizione faentina, nasce il Museo della Ceramica, che è quello attuale, che quindi non è un museo storico della ceramica, è un museo costruito con un'idea culturale di utilizzare il nome della città come brand per ridare centralità nella città al tema ceramico. Sulla base di quello, riaprire le scuole tecniche di ceramica e le fabbriche di produzione di ceramica e gli artisti, soprattutto artigiani e artisti, che nel corso degli anni 40-50 e nel dopoguerra danno origine a una nuova fioritura della ceramica faentina. Questo è un classico esempio di che cosa vuol dire la creatività stimolata dal patrimonio. Quindi, nel primo caso abbiamo visto una creatività che non si traduce in una ibridazione del tessuto economico produttivo e rimane fine a se stessa, in qualche modo dando origine a un bellissimo museo, ma non a qualcos'altro. Qui invece c'è il museo, ma c'è anche dietro tutta una fase di studio, di produzione, di ricerca, di educazione, che non risale al 1970 legata agli americani, no, è italiano. In un posto poverissimo, perché stiamo parlando della Faenza dei primi del Novecento, piccola città della Romagna, agricola, rurale, non ci sono industrie, non c'è meccanica, non c'è nulla di tutto questo, eppure succede. Allora, questo che cosa ci racconta? Ci racconta una cosa fondamentale, e cioè che il contenitore patrimoniale può diventare, utilizzando i sistemi di comunicazione attuale, una piattaforma a servizio della creatività, una piattaforma. Può essere mediata anche da piattaforme informatiche, certamente, può diventare un servizio abilitante, non è un servizio diretto, è un servizio abilitante a funzioni creative che si può indirizzare in N maniere, verso settori di commistione con, che so io, la radiologia, la diagnostica per immagini, che serve alla medicina e serve al patrimonio per recuperare cose che altrimenti sarebbero sconosciute, oppure per la fisica, per addirittura le forme anatomiche di cera vengono recuperate in alcune scuole di medicina americana e californiana come strumento, addirittura nuovo strumento didattico, perché è più efficace delle pur importanti raffigurazioni 3D che si riescono a riprodurre. Ci sono insegnanti che cercano di riprodurre o di rifare calchi di cera della nostra tradizione ceroplastica perché è assai più efficace per l'insegnamento dell'anatomia. Questo professore di Stanford, non professori di Bologna, professore di Stanford. Allora, questo è quello che intendo per potenziale creativo del patrimonio. Certo, ci deve essere una grande disponibilità alla ibridazione, cioè ci deve essere una connessione che oggi non sempre esiste all'interno dei nostri musei, che purtroppo sono depauperati di risorse umane, di personale e così via, che non possono essere lasciati come meri depositi di cose, ma devono essere in qualche modo, prima di tutto, rivitalizzati con capitale umano. Capitale umano che abbia questo tipo di sensibilità, ma il potenziale creativo è in loro fin dall'origine. Grazie.
Grazie Presidente per questa straordinaria attualizzazione nel presente della cultura del progetto del passato. Ho volutamente proprio usato questo termine perché ora darei la parola a Flaviano Celaschi, professore di disegno industriale dell'Università di Bologna, vicario della Scuola di Ingegneria e Architettura e presidente del cluster Industrie Culturali e Creative, nonché grande protagonista insieme a Elena Vai di questo bel libro che presentiamo appunto oggi. E magari Elena è ha una molteplicità di ruoli appunto ed è tra gli inventori di Design Bologna Design Week, con grande nostro partner da 2 anni. Nel cedere la parola a Flaviano Celaschi appunto, ricordo anche che comunque l'Istituto Beni Culturali, proprio con Flaviano, si sta facendo piattaforma neutra attraverso i musei, le biblioteche e gli archivi nel suo corso di laurea per il laboratorio di design del prodotto. Grazie Flaviano. Grazie a te per l'invito, grazie al Presidente che ci accoglie, grazie a voi. Faccio uno spot subito, ho visto la Minca Cassese che tra poco presenterà un bellissimo libro su un artista autore, diciamo, molto singolare, che attraversa molto bene la narrazione che ha fatto Balzani poco fa, e quindi vi aspettiamo a Palazzo Isolani alle 17. Giovanna Cassese ci introdurrà in questo bel volume. Fine dello spot pubblicitario. Io vengo da quel paese, l'ultimo paese della provincia di Piacenza che ha detto l'assessore Ferriere, alla Ligure, tanto per dire quanto siamo lontani, e prima che mi musealizzino come il Conte Marsili, stiamo cercando di creare un po' di scompiglio in una situazione che, grazie alla lungimiranza della Regione Emilia Romagna, è nata la consapevolezza che esiste un pilastro dell'economia di questa regione, perché stiamo parlando di economia, anche se stiamo parlando di cultura, che si chiama industria culturale e creativa. Per farla molto breve, ma hanno già detto coloro che mi hanno preceduto, sono un po' due famiglie diverse di imprese, quelle imprese che noi chiamiamo Made in Italy e che non potrebbero essere Made in Italy, avere dei beni a così elevato valore simbolico, se non introducessero nel loro processo produttivo dei fattori di cultura e di creatività molto profondi. Quindi si nutrono di questo tessuto che è stato descritto per poter dare dei beni. Un paio di scarpe non può essere venduto a 2.500 euro in giro per il mondo se non contiene questi fattori di valore simbolico e culturale, oltre che prestazionale e qualitativo. E questa è una prima famiglia delle realtà, come dicevo già, in cui la nostra regione pesa molto. Ma ce n'è un'altra che è fatto di una miriade, l'assessore lo diceva prima, di microscopiche realtà, sono soggette, partite IVA, si diceva una volta, molto spesso anche senza la partita IVA, che in realtà sono come i microorganismi che stanno nel nostro intestino, il bioma, e senza i quali noi non riusciremo a vivere. Cioè il nostro organismo, che è fatto proprio di muscoli, di scheletro, che potremmo dire che è l'industria primaria e secondaria delle attività produttive, e i servizi e la ricerca, che sono il sistema nervoso e il cervello, non vivrebbero se non avessimo miliardi di piccoli organismi nel nostro intestino che ci aiutano a smontare quello che mangiamo per farlo diventare un nutriente per il nostro corpo. Quindi la società in questa metafora è fatta, la nostra società, noi riusciamo a fare quel bene ad elevatissimo valore simbolico perché siamo pieni di soggetti che, anche se non sempre accettati dalla società, fanno continuamente produzione e riproduzione culturale e creativa. E quindi abbiamo cercato di mettere insieme questi due insiemi. Questi due insiemi pesano tanto nel rapporto Herbert, che sottolineo è stato presentato alle
recentemente, ma interessante, la seconda edizione, l'altra presentazione avvenne 5 anni fa, ci sono dei dati che sono economicamente importanti, al di là dei fattori culturali. E quindi ci interessa sapere, per esempio, che cosa è successo in questi 5 anni, perché chi fotografa con dei rapporti così approfonditi di 700 e passa pagine la realtà del nostro settore, ogni 5 anni vede una differenza, un delta di situazioni che sono per noi interessanti, e voglio intrattenervi su queste. Per esempio, vede un'accelerazione impetuosa dell'importanza degli eventi. Noi abbiamo una visione del nostro territorio che è tendenzialmente statica, eppure da qualche anno a questa parte c'è una vera e propria industria di attori che producono, ideano, producono, realizzano, organizzano, comunicano eventi, e questi eventi con molta puntualità sono diventati dei modelli di cui il nostro paese è pieno. Pensiamo a cosa è successo da quando il Festival della Letteratura di Mantova, come modello, come format, è diventato un elemento da emulare, da distribuire in ogni territorio, e non c'è territorio che non senta l'orgoglio di trovare un tema attorno al quale sviluppare una forma di festival dove le persone oggi fanno la coda, si devono prenotare settimane prima su internet per avere un posto per poter entrare. Due cifre dimostrano la crescita esponenziale che stanno avendo questi eventi e la quantità di persone che fanno migrare da una città all'altra, e l'orgoglio di queste città che crescono anche economicamente su questi fattori. Ci sono anche altre situazioni, per esempio nella nostra regione ci sono più di 20 Fab Lab che dimostrano quanto ci sia una nutrita schiera di giovani di cui non è facilissimo capire la provenienza di istruzione e di cultura, ma che sentono un fortissimo bisogno di tornare a fare un neo-artigianato tecnologico, quindi di mettere le mani in pasta, farlo attraverso delle tecnologie, delle macchine, farlo in una logica digitale, e quindi autoformarsi ad essere poi i migliori operatori dell'industria che produce tanta economia e tanto benessere nella nostra regione, che è l'industria della meccatronica, del packaging valley, eccetera, eccetera. Quindi è come se si fossero autogenerati una scuola, così come quando nacque l'Università di Bologna, no? Sono gli stessi studenti che sentono il bisogno di andare verso le tecnologie. E poi, per esempio, i parchi tematici. Si sono sviluppati dei fenomeni che originariamente erano un po' localistici, anche un po', permettetemi di dire, con un po' di ironia, un po' da bambini, che sono diventate delle vere officine, delle fabbriche. L'Italia in miniatura è un'industria che produce paesi in miniatura in giro per tutto il mondo. Quindi con le tecnologie più sofisticate rileva, scannerizza e riproduce beni, monumenti, città, che vengono poi installati in parchi tematici in tutto il mondo. Quindi dalla sperimentazione fatta su quel territorio non nasce solo un luogo che è, anche grazie ai giri delle crociere eccetera, è uno dei più visitati, ma addirittura, come dire, diventa processo che noi vendiamo in giro per il mondo nella nostra capacità di immaginarci dei luoghi che in un intervallo piccolo di tempo permettono di, come dire, vivere la complessità, la particolarità di un territorio. Pensate anche alla formazione che è stata citata. Ci sono in Emilia Romagna 11 università pubbliche o private e 37 enti di formazione che erogano corsi post-diploma nelle attività, diciamo, dell'industria culturale e creativa. La massa di soggetti che gravitano nella nostra regione genera quindi un nuovo subsettore, potremmo chiamarlo comparto economico, che è quello di tutti gli operatori della formazione alle industrie culturali e creative. Noi abbiamo poi una caratteristica regionale che è quella di non avere il super mega capoluogo, quindi ognuno dei capoluoghi ha queste risorse, queste possibilità, tante persone che lavorano in formazione, per cui non è facile come a Milano, Roma o Firenze vedere questa concentrazione e sentirla tutta insieme, no? Quando chiudono
queste scuole non è che percepisci la differenza, perché sono talmente sparpagliate che sul territorio che veramente fa stupore questa capillarità. Ma se misuriamo quantitativamente i docenti e gli studenti di questo sistema, prendiamo paura. È una vera e propria nicchia produttiva, un comparto produttivo che non ha uguali nel nostro paese. Perché poi, come diceva il Presidente, gravita dalla vera e propria produzione quasi manufatturiera di qualità culturale fino al digitale puro, all'audiovisivo, all'intrattenimento. Quindi è veramente una situazione composita. E poi c'è la moda però da noi è una moda insolita, nel senso che mi arrabbio molto quando vedo che sul Palazzo di Renzo viene steso un grande drappo pubblicitario con una delle più preziose marche del nostro territorio, che è tipicamente carpigiano, udinese, proprio è nata lì e non poteva nascere in nessun'altra parte del mondo, e c'è la marca, la possiamo anche dire, New Joe, che sono degli amici, e poi sotto c'è scritto Milano, no, a Bologna, in piazza centrale, sul manifestone della New Joe sotto c'è scritto Milano. Ma questi non sono mica matti, questi si stanno quotando in borsa e hanno capito che se ci scrivono Milano il valore del brand è di un certo tipo, se ci scrivono Campi c'è un po' di ansia, dove sarà, cosa sarà, come funzionerà questo posto qua. E quindi noi ci dobbiamo rimpossessare o comunque accettare una logica in cui la moda si fa qua, gran parte della moda si fa qua e poi si fa anche in una miriade dei piccolissimi laboratori che vanno dalla Sicilia fino al Veneto, ma viene la regia di questi processi, la qualità, la progettazione, l'industrializzazione avviene nel nostro territorio e però non siamo un brand significativo in termini di territorio per la moda, quindi abbiamo molto da fare a riconoscere e celebrare il patrimonio che abbiamo in questa direzione. E poi abbiamo una miriade di ex pitturatori di insegne, si chiamavano più o meno così, erano dei signori con una scaletta, una bicicletta che andavano a fare le insegne sui muri o i manifesti pubblicitari, che sono diventati l'industria della comunicazione, della grafica, una delle industrie, come dire, che con la migrazione nel digitale, con la migrazione nell'immagine in movimento sono diventati dei veri colossi. Pensate che cos'è Pixar nel mondo e vi rendete conto, come dire, di che figura sono diventati questi pittori con la scaletta e la bicicletta, no? Delle potenze incredibili in termini di investimenti tecnologici, in termini di quantità di personale coinvolto nelle loro attività. E qui ne abbiamo veramente tanti e si fa veramente molta sperimentazione. Permettetemi anche di dire che nella nostra regione ci sono 150 più o meno mila, guardate che è un numero incredibile, 150.000 architetti iscritti agli ordini professionali, più i paesaggisti, più i designer iscritti all'ARDI, alle associazioni, eccetera, eccetera. Di questi che lavorano effettivamente nel settore immobiliare, delle costruzioni e della trasformazione del territorio, ne stimiamo più o meno la metà. Cosa fanno quegli altri 75.000? Magari hanno sposato un uomo o una donna ricca, vivono di rendita, però se così non fosse, ragazzi, questi sono 75.000 liberi professionisti dell'industria culturale creativa e sono in un momento storico molto delicato e noi dobbiamo in ogni modo cercare di capire come fare a valorizzare 75.000 cervelli scolarizzati, tecnologizzati, culturalizzati, sensibili, che sono essi stessi poi il mercato di tanti degli eventi, delle situazioni, dei prodotti, perché sappiamo che se non c'è la domanda non c'è neanche l'offerta. Cioè, perché questa regione è così eccezionale nell'industria culturale creativa? Perché siamo degli ottimi consumatori di industria culturale creativa. Se a noi non piacesse andare su dei buoni livellissimi, non li avremmo fatti. Se a noi non ci facesse bello avere le scarpe più addosso, più belle del mondo, non avremmo imparato a fabbricare le scarpe migliori. Quindi noi dobbiamo essere i migliori consumatori per poter capire come si fa a dare la migliore risposta al nostro bisogno. Questo significa investimento anche in formazione, che purtroppo, meno male, non vale solo per noi. Noi dobbiamo formare nel mondo i nostri mercati. Non è che quando scopriamo che i marchi delle grandi griffe della moda in Cina
moltiplicano del 30-40% la dimensione del logo, della griffe, della G di Gucci, eccetera, ma è perché si rendono ben conto che l'unica lingua che oggi si può parlare con un certo tipo di mercato nel mondo è quella della sintesi del logo, è quella per cui se c'è quel logo so che quel prodotto vale, non è che vale perché io riconosco il lavoro dell'olfattrice o la natura della pelle di primo fiore di vitello che sta lavorato in un certo modo, non ancora il metodo troppo. Ma allora quindi quando poi i marchi migrano e vengono comprati all'estero, a noi cosa rimane? A noi rimane la capacità di fare quel prodotto eccezionale e quindi noi dobbiamo formare nel mondo il mercato che vorrà scegliere i nostri prodotti e i nostri servizi, perché non è autoformato questo mercato nel mondo e questo è un vero peccato, perché se non lo formiamo noi vuol dire che non ci sarà. I mediatori di innovazione sono importantissimi, sono stati citati, mi sembra di capire dalla citazione storica che l'istituto in un certo momento aveva la finalità proprio di essere un motore, un mediatore di innovazione, e questo ci dà ancora più coraggio nell'idea che questi processi, innovazione, tecnologia, ricerca, cultura, creatività, non vanno proprio sempre insieme da soli, così basta metterli, ci sono, prima o poi si incontreranno. È pur vero che l'incontro che avviene nelle nostre piazze, nelle nostre strade, anche per motivi come dire, di pubbliche relazioni piacevoli, è molto foriero poi della nascita di cose interessanti, ma certamente non possiamo lasciare che queste cose succedano da sole, dobbiamo investire in strumenti e situazioni di mediazione. E poi ancora le fiere, io ho analizzato il pacchetto delle fiere che avvengono alle fiere di Bologna, che peraltro invadono Modena e altre situazioni, ecco, l'80% delle fiere che vengono fatte nel nostro territorio hanno una ragione legata all'industria culturale creativa, quindi un grandissimo motore di tutto ciò che noi mettiamo in esposizione, che proprio in questi giorni invade questo territorio col cersaio, è la dimostrazione che perfino quel momento produttivo che occupa tantissime persone nel nostro territorio dipende in gran parte dall'industria culturale creativa. E poi ancora gli eventi, i grandi eventi, degli eventi abbiamo parlato, due eventi sono stati incredibili, cioè nel nostro territorio il Papa Bologna e Vasco a Modena sono stati due eventi di cui è stata fatta anche un'analisi economica di ricaduta e abbiamo preso paura perché siamo riusciti come territorio a farli senza un incidente, senza un problema, senza una preoccupazione di sicurezza, e questo è già in questo momento storico incredibile. Ma la dinamica, la quantità di volontari che sono stati coinvolti in questi processi è incredibile. E, se non l'orgoglio per il proprio territorio che muove masse così incredibili di persone per ottenere un risultato pubblico. Ancora tantissime cose che riguardano questo rapporto, ma ve lo voglio un po' lasciare scoprire, perché questa massa o noi la coltiviamo o noi prendiamo i probiotici e facciamo una serie di azioni per mantenere la flora intestinale, scusate la bellissima metafora, ma spero chiara, vitale, oppure sapete cosa succede se si blocca la flora intestinale? Quello che potrebbe succedere. Grazie. Grazie professor Celaschi, sei stato molto, molto efficace, poi grazie anche per aver dedicato molto tempo a spiegare il processo che sottende il cluster della appunto industria culturale creativa, che vuole appunto creare una rete attraverso impresa e istituzioni e creativi, di modo che possano essere canalizzati verso nuove professioni. E ora darei la parola al professor Fabrizio Montanari, professore di organizzazione e management della cultura e della creatività dell'Università di Modena e Reggio Emilia, membro del comitato scientifico del rapporto ERET 2018 e autore del libro Ecosistema creativo, organizzazione della creatività in una prospettiva di network, edito quest'anno da Franco Angeli.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Che dire, tante cose sono già state dette, tante, diciamo, qui non mi dilungo ad aggiungere, a ribadire cose sull'importanza della cultura, della creatività, sul valore economico, che appunto la ricerca fatta con Herbert mette bene in mostra questa grande ricchezza, appunto, che abbiamo appena anche illustrato con alcuni esempi. La cosa su cui volevo magari fissare l'attenzione, prendendo spunto un po' anche da chiacchiera che abbiamo avuto prima, è il tema che secondo me, rispetto all'altra analisi che è stata fatta nel 2012, in quest'ultima c'è stato un elemento che è emerso, che alle riunioni, anche parlando con appunto Michele Primati, che era qua, è venuto fuori, che è il tema anche della spazialità, no? Adesso un lavoro agli architetti, essendo di organizzazione aziendale, cioè cos'è? Il tema di come in questo ecosistema diventa importante avere dei luoghi che aggregano e fanno anche da moltiplicatore delle relazioni, no? Cioè ad esempio anche l'esempio dei 75.000 architetti, no? Tipo, cioè, e quest'estate sono andato, che non ero stato alla presentazione perché sono andato a Inghilterra, all'estero, per studiare il caso di un ex deposito degli autobus riconvertito in incubatore creativo, no? Allora lì, nel senso, ho fatto molta impressione la politica inglese, nel senso che loro, Leicester era la seconda città più ricca d'Europa negli anni 30-40, perché era il fulcro dell'impresa del settore tessile inglese, quindi c'era Londra e poi Leicester. Negli anni 60, dopo la Seconda Guerra Mondiale, immigrazione da tutte le, diciamo, i paesi del Commonwealth per lavorare, quindi è una città dove non c'è la maggioranza bianca, l'unica in Inghilterra, che sono tutte una città molto cosmopolita. Poi negli anni 80 l'industrializzazione, e quindi queste aree, che sono veramente impressionanti, delle fabbriche, sono state abbandonate. E nel 97 Leicester praticamente ha deciso di investire sul tema della creatività, soprattutto sul design e sull'architettura, e hanno iniziato a costruire appunto un quartiere culturale in questa zona dismessa. E lì, diciamo, a differenza a volte della politica italiana, non dell'assessore, che assolutamente in questi 10 anni in cui mi ha supportato per un altro ruolo che avevo, è sempre stato molto coerente, hanno fatto per 20 anni, portato avanti lì, quindi tutte le iniziative creative di Leicester devono andare a confluire lì, mentre supponiamo da noi non c'è questa perseveranza. E questo cosa ha fatto? Che da lì, cioè, hanno ricostruito la casa delle case, se uno apre, esce da questo incubatore e apre un'azienda, preferisce aprire la linea, cioè creano tutte quelle cose che si leggono anche sui libri, che in cui si parla anche del mio, che alcuni lo chiamano il buzz, no? Il convivio, il fatto che le persone escono, vanno al bar, incontrano un altro, parlano, discutono, e intervistando le persone che lavorano, mi hanno detto: guarda, io lavoravo a casa, e devo dire che lavorare a casa veniva anche un po' la depressione, perché stando a casa non ho la possibilità di confrontarmi, poi diventa molto difficile gestire bene il tempo da dedicare al lavoro e quello da dedicare alla famiglia, soprattutto quando interessavano le donne con i bambini, tipico erano persone che erano avanti all'età, stavano per casa e volevano riprendere. Per cui questo luogo diventa un luogo di aggregazione, un luogo che le persone vanno, ovviamente c'è anche la possibilità di affittarlo a prezzi modici, per una cosa pubblica con questa volontà, e tutto questo crea un fenomeno che va a innestarsi sul humus creativo, la flora detta prima. E siccome questo è interessante, è venuto fuori del tema, e questa cosa, che intanto si sposa bene anche con l'iniziativa della regione sui laboratori urbani aperti, di cui appunto a Modena ce n'è uno che sarà proprio dedicato alle attività culturali, o anche la velostazione che c'è Dinamo qui vicino alla stazione di Bologna, cioè tutti questi luoghi che hanno anche una finalità, cioè dove allora i confini tra cultura e creatività, già prima abbiamo detto, cioè, tipicamente la commissione con il settore più tradizionale, manifattura, metalmeccanica, ma anche la differenza da dove arriva la cultura e dove c'è il welfare, no? Dove c'è la qualità di vita delle persone. Allora queste stesse industrie creative e culturali diventano esse stesse uno strumento che altri magari chiamano innovazione sociale, no? Quindi di ripensamento anche dei servizi, del modo di vivere della collettività e ripensamento della stessa città. Allora,
nel senso attraverso la rigenerazione e la riqualificazione di spazi. No? Allora, tutto ciò, secondo me è molto interessante questo, che è emerso, cioè prima l'altra volta non c'era questa tematica, era molto più sulla valorizzazione anche dell'impatto economico delle industrie creative. E questo tema secondo me è molto interessante perché, riprendendo anche l'introduzione appunto dell'assessore, spesso l'Italia sembra sempre un po' ferma, no? Un po' poco in movimento, un po' addirittura sempre adesso ritorniamo indietro, no? Nel passato. Mi stupisce che non dico usciamo dall'Europa così facciamo il campionato contro i stranieri, no? Cioè, come era negli anni 80 o negli anni 90. Allora, in tutto ciò, secondo me, l'idea invece di attivare attraverso la curiosità, la creatività, andare a costruire anche sui nuovi immaginari delle persone, no? Perché il tema che affronto, diciamo, nel mio libro, su cui mi sono molto, diciamo, divertito, è il tema dei processi cognitivi, no? Cioè, ad esempio, in un'azienda piccola, che c'è la Regione Emilia, abbiamo fatto uno studio dove abbiamo detto quanto le persone parlano tra di loro, si scambiano idee, perché l'idea è che se noi abbiamo un contesto con grandi scambi di idee, di comunicazione, di creatività. E effettivamente il risultato è quello. Ma poi mi piace la persona, ma secondo te, Massimo, quanto parla con Flaviano? E vincendolo. Quindi abbiamo fatto la rappresentazione di quello che dice ciascuno. E mi trovo fantastico che c'erano delle idee di network totalmente diverse. E quelli che erano creativi erano quelli che percepivano un network più coeso. Perché questo faceva sentire in un ambiente di scambio, in un ambiente in cui potevano anche sentirsi liberi di sperimentare e via dicendo. E questo, secondo me, può essere applicato anche a livello di vita della quotidianità, su tutti gli altri temi come l'insicurezza, l'incertezza, eccetera, senza diciamo, dilungarmi, e soprattutto anche su come cambia la visione della città. Cioè, pensiamo per esempio di FCA, come era Torino negli anni 90, o come era Milano. L'altro giorno ho visto anche in Bocconi e è venuto ospitato quelli di base di Milano, che è un altro centro di innovatore culturale, e lì c'era Vassallo, Brera. E vedere queste immagini di com'era l'azienda, di com'era la zona, di poi a proposito di design di Via Tortona, quindi dove c'è la settimana del mobile ad aprile, vedere com'era, parlo del 1820, del 1994, che ho portato con la sua Milano, abitavo lì, ed era la zona dove c'era il passaggio del ponte dove non ci si andava la sera, perché non c'era niente, perché era brutto, c'erano le fabbriche abbandonate, e adesso invece è una zona molto molto bella e dinamica come cambia. Allora, in questo sforzo, secondo me, di cambiamento, di gestire la dinamicità anche contro altri diciamo, fenomeni sociali che sono in atto, secondo me è molto interessante usare anche la cultura e la creatività per andare a lavorare sull'immagine collettiva che le persone danno e si creano di qual è la città, di qual è il modo di vivere. E in questo, secondo me, le industrie creative sono una leva fondamentale. Grazie professor Montanari, come le dicevo prima, così le suggestioni nate dal suo libro mi fanno anche ricordare l'importante studioso di questo fenomeno che è Richard Florida, che ha fondato proprio sulla tolleranza, la tecnologia e il talento la base per appunto lo sviluppo della creatività. L'assessore sta facendo tantissimo in Emilia-Romagna per la rigenerazione delle città, della qualità urbana. Voglio ricordare degli appuntamenti nell'ambito della Settimana della Cultura, c'è proprio un convegno in tre tappe a Reggio Emilia, Ferrara e Modena con l'apertura di un nuovo spazio proprio in Via del Porto il 12 ottobre. E a questo punto appunto arriviamo a Bologna, l'apertura di un nuovo spazio, ma anche parliamo con Giorgia Boldrini, responsabile di Incredible, un antesignano dal 2010, antesignano proprio il primo progetto di grande successo appunto di industria di cluster culturale e creativo. Giorgia Boldrini è responsabile appunto di questo progetto, ma in particolare anche delle politiche e dei progetti di creatività della città di Bologna.
grazie. Sì, grazie, sono molto contenta di essere qui e soprattutto anche della successione degli interventi che hanno toccato tanti punti. Alcuni di voi sanno cos'è Incredible, altri non lo sanno. L'acronimo è molto bolognese, ma Incredible è un progetto regionale. È nato fin dall'inizio con l'idea che se guardiamo, io sono un dipendente del Comune di Bologna, ma se guardiamo nei confini comunali andiamo un po' qui là, e questo ci ha permesso di sviluppare un'ottima collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che è il principale sostenitore di questo progetto, e con una serie di partner pubblici e privati. Quindi Incredible nasce già nel 2010 con l'idea di creare opportunità con, noi siamo il centrocampo, siamo quelli che smistano la palla, e con l'aiuto di una trentina di partner pubblici e privati. Alcuni sono qui in sala, c'è Aster, c'è Hermet, c'è anche lo studio legale Pellegrino, che è uno dei partner privati più attivi e che noi citiamo sempre, per offrire contributi, spazi e servizi in un'ottica integrata. Quello che abbiamo detto fino adesso mi permette di ripercorrere un attimo, in 5 minuti, la storia del progetto. La dottoressa Collina all'inizio citava il 2010 come anno in cui in Europa si parla del Unlocking the Potential of the Creative Industries, quel famoso documento. Ma noi italiani eravamo arrivati prima, perché nel 2009 il MIBAC, non sicuramente un'istituzione che uno pensa essere all'avanguardia nel mondo sul tema dell'industria creativa, aveva fatto un meraviglioso libro bianco della creatività curato da Walter Sant'Agata, che è stato indirettamente citato prima, che è un documento che ancora oggi va letto, che non è superato, e che è quello che a suo tempo abbiamo preso come spunto iniziale per il lavoro su Incredible, e sul quale peraltro, data la proliferazione infinita di definizioni e gli iter italiani nazionali che non consentono ancora di avere una definizione, diciamo, univoca, definitiva, c'è stato l'anno scorso un tentativo che adesso è un po' lì fermo, vediamo, noi ancora oggi per Incredible, per questo progetto, usiamo le definizioni del 2009 del MIBAC. Incredible che cos'è? È un progetto di cui oggi noi abbiamo lanciato la settima, credo, edizione, che scade il 30 di ottobre, spot, aperto a tutta la regione Emilia-Romagna per la creazione di impresa, per progetti di impresa nel settore artistico, culturale e creativo. È nato con uno sguardo culturale, ma con una grande attenzione alla sostenibilità economica. Un altro dei temi importanti che sono saltati fuori, che citava dunque, l'assessore Mezzetti ha citato più volte il report Simbola, e appunto il 9 di ottobre, e ringrazio anche Antonio Taormina che ha fatto da tramite, sarà presentata a Bologna l'edizione del report, quindi avremo occasione di risentire e di riparlare di questa dimensione duplice, cultura, economia, dati, cosa succede. Quello che diceva sia l'assessore sia in parte il professor Balzani è anche quello che ha ispirato Incredible. C'è un grande problema di comunicazione tra il mondo della cultura e il mondo dell'innovazione, del design, delle scienze, della tecnologia. È un problema più italiano che europeo, anche perché il patrimonio culturale, che è un nostro grande asset, è anche un nostro grande, fra virgolette, peso. Chi mi conosce sa in che senso lo dico, cioè noi non partiamo da una tavola rasa, non siamo Eindhoven, non possiamo pensare di essere Eindhoven, dobbiamo lavorare con un'eredità, un patrimonio straordinario che però ci rende anche le spalle, come chi ha un papà molto importante, insomma noi abbiamo dei genitori molto importanti, quindi partiamo dovendoci anche emancipare e guardare al futuro in un modo diverso. Quindi il nostro modo di fare innovazione deve essere diverso. Noi non possiamo essere Milano, non possiamo essere Londra, dobbiamo essere noi. È venuto fuori da varie occasioni questo. Quindi Incredible cosa voleva andare a fare? Voleva andare fin dall'inizio a lavorare su quei creativi che arrivano a Bologna per studiare
dico a Bologna, ma intendo a Bologna, a Modena Reggio, che per tanti aspetti poi ci sta dando anche qualche punto come università su alcuni aspetti, e quindi non su tutti, per carità. Comunque, in tutto il nostro territorio, ovviamente noi guardiamo Bologna perché Bologna è centrale geograficamente e ha una serie di istituzioni che sono il DAMS, che sono l'Accademia di Belle Arti, che sono il Conservatorio, che fanno sì che il peso numerico dell'arrivo degli studenti in discipline artistiche e culturali sia molto più forte. Quindi noi abbiamo un potenziale umano pazzesco che rischiamo di perdere dopo il periodo della formazione. Questo era il nodo. In questi 8 anni molti passi in avanti sono stati fatti. Nel 2010 non c'era nulla, lo dicevamo prima, siamo partiti in maniera molto empirica e anche molto piccola. Per fortuna negli anni tante cose sono nate, tante cose sono cambiate e siamo qui oggi a parlare con una consapevolezza diversa. Quello che un po' è migliorato, ma ancora molto possiamo migliorare, è quello che la Regione ha fatto di dialogo tra i settori, lavorare in maniera intersettoriale. Sappiamo tutti che è molto complicato. In questi anni la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, le altre istituzioni stanno cercando di migliorare su questo. La Regione in particolare vi dà un dato, cioè Incredible in questo momento, quest'anno, grazie alla legge musica e grazie alle attività produttive e sviluppo economico, noi sintetizziamo all'interno di Incredible il sostegno di cultura e attività produttive. Secondo me questo è un segnale fondamentale, nel senso che al di là delle cifre, al di là dell'importo, anche se è un piccolo progetto, il fatto che ci si metta intorno a un tavolo e si dialoghi e si guardi in maniera organica, integrata, olistica se volete, al tema delle industrie culturali e creative, ci aiuta ad andare avanti. Se no avremo sempre i culturali e gli altri che si guardano un po' in canesco e che con i soliti luoghi comuni, no? Lo stesso nell'università. Lo citava prima di questo discorso qua il professor Balzani. Tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare per il lavoro interdisciplinare, perché poi è anche quello che può dare le ricadute reali. Torno a Incredible. Cosa abbiamo visto in questi anni? In questi anni noi abbiamo visto passare centinaia di creativi e abbiamo avuto un piccolo osservatorio su questo. Chi ha voglia di leggerlo, spot, c'era Rivetti là in fondo, non so se c'è ancora, c'era Daniela Goldari in prima fila, all'interno del report pluricitato di Herbert, in quelle 700 passa pagine, se non lo trovate, andate sul sito di Incredible e abbiamo pubblicato solo l'estratto. Abbiamo fatto una panoramica, e ringraziamo per l'ospitalità, di quello che abbiamo visto passare nelle ultime 4 edizioni di Incredible. Che ci dice cosa? Ci dice intanto che chi vuol fare impresa creativa non è giovanissimo, è sui 30 anni, cioè esce dall'università, fa delle altre cose, poi tenta di entrare nel mondo dell'impresa creativa, che sono realtà piccolissime, come dicevamo prima, e che, come diceva giustamente l'assessore, non vanno snaturate, non dobbiamo chiedere di industrializzarle, ho sentito dire una volta, e io ho fatto un salto sulla sedia, non da lei ovviamente, non da te. Non si può pretendere che queste realtà assumano una dimensione che a loro non è propria. Bisogna ragionare insieme i culturali, gli economisti, i tecnologici, tutti insieme, per capire qual è quel modello che è applicabile a questo territorio per farli crescere, non necessariamente crescere, attenzione, alcuni non vogliono crescere, vogliono vivere e vivere bene. Molti di loro, quando noi gli proponiamo, perché facciamo anche orientamento, affiancamento, eccetera, insieme con i partner, quando proponiamo delle strategie di crescita, tanti di loro non vogliono crescere, soprattutto quelli del settore artistico. Non possiamo forzarli, non possiamo forzarli a passare dall'essere straordinari artigiani artisti a essere industriali. Dobbiamo preservare il loro talento, la loro specificità e aiutarli a trovare un humus positivo. Quindi, quella è una caratteristica non solo nostra, la frammentarietà. A parte l'ICT, a parte il mondo del design industriale, ci sono dei settori che dobbiamo aiutare in maniera diversa.
L'altra cosa che abbiamo visto è che ancora chi si rivolge a noi è molto omogeneo nelle compagini, cioè quella cosa che dicevamo prima. I gruppi sono spesso composti di simili. L'ibridazione, che è stata più volte citata, ancora c'è troppo poco. Quindi queste sicuramente sono delle cose, delle linee di sviluppo su cui lavorare. Concludo sul tema degli spazi. E in questi anni abbiamo assegnato più di 30 spazi, tra cui la citata dello stazione o il mercato San Donato a Bologna, e abbiamo collaborato con la regione intanto sul progetto delle serre dei giardini Margherita e su altri temi. E non si può forzare troppo, secondo me, nel senso che quel modello lì è meraviglioso, quello di Leicester, ma non credo che sia il modello che può funzionare qui. Credo che in questi anni, tra le politiche regionali sugli incubatori e sui laboratori aperti, tra i tentativi non solo bolognesi ma delle varie città, Ferrara e in altri luoghi, a Reggio Emilia e in altri luoghi, si sia iniziato a individuare un modello, c'è un grossissimo tema legato al fatto che uno dei grandi valori nelle nostre città è anche l'uso dello spazio pubblico e il fatto di stare, cioè il tipo di socialità che c'è nelle nostre città è molto differente da quello che c'è in una città come Leicester, per esempio. Quindi quello che spesso io vedo è che per i nostri creativi il luogo di co-working e il luogo di networking e il luogo di incontro è un luogo più informale. Per cui magari hanno gli studi in 10 punti, come un po' la mappa della Design Week a Bologna, è una mappa che è una specie di grande distretto creativo. E quindi secondo me tante cose dal 2010 a oggi sono molto migliorate e tante cose, vista proprio la qualità e la quantità di attori in gioco, promettono abbastanza bene per il futuro del nostro territorio. Sicuramente il tema del patrimonio culturale è uno di quelli su cui dovremo lavorare di più, perché anche nei record Simbola lo si vede e lo sappiamo tutti, è quello che ha meno legame con il tema della sostenibilità economica, un po' per sua natura, come ci siamo detti, però deve essere reso sostenibile in qualche modo, e anche perché è quello che va più portato verso un'ibridazione, ha forse più resistenze per una formazione naturale del settore. Quindi sicuramente il fatto che quest'anno sia l'anno europeo del patrimonio e che si inizi una riflessione di questo genere è molto molto importante e sarebbe bello negli anni prossimi raccontare qualcosa di più. Chiudo con un'ultima cosa, allora il 9 di ottobre presentiamo il report di Simbola e il 10 di ottobre presentiamo anche qualche altra sorpresa in una o due giorni sulla creatività e nella settimana ovviamente di energie diffuse. Scusa, intervengo che visto la finale sul discorso degli spazi è un tema che mi scalda molto, visto che sto facendo anche una ricerca con il finanziamento di un nuovo sugli spazi collaborativi della regione. Poi quando faremo il convegno, adesso siamo un po' con i tempi accademici, no? Quindi penso l'anno prossimo dopo manderò i video. Allora, sono d'accordo con prima quello che scado. Esatto, anche allora una situazione in più. Allora, sono d'accordo con quello che hai detto, cioè sul discorso della socialità o meno, che infatti c'è il tema che dicevo prima della sfumatura del tempo libero, del lavoro, del tempo libero, vale anche, cioè, che quando è che uno un creativo ha l'idea, no? Cioè, non è che c'è l'orario, il timbra e cose, infatti alle fuori faccio vedere la frase di Conrad che dice come fatto faccio sempre fatica a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra in realtà sto lavorando. Per avere un'idea, no? Allora, è vero questa cosa qua, per cui è vero che ci sono tutti gli spazi informali, i bar, le case di amici e tutto. Il problema, secondo me, è quello che dicevo prima, che questa cosa rischia di non dare visibilità al resto della città, di questo, no? Allora, gli spazi possono essere pensati anche verticalmente, nel senso che c'è la cosa diffusa, ampia, ok? Però poi ci possono essere gli spazi con un livello diverso che hanno una funzione diversa, no? È un po' il discorso, prima quando dicevo sono stato presidente di Atria Balletto negli ultimi anni, è il discorso che allora Atria Balletto è Atria Balletto, ok?
okay? E quindi non è una scuola di danza, ma se nella regione non ci fosse tutte le scuole di danza, tutto l'associazionismo, le piccole compagnie, tutto, sarebbe un po' la cattedrale del deserto, no? Allora il discorso di spazio era questo. Grazie a entrambi per le grandi sollecitazioni, insomma, che aprono verso il futuro, insomma, futuro di dialogo e di apertura, anche se appunto mi rendo conto che rimane sempre la nevralgia, soprattutto a Bologna, di essere un luogo conservatore estremamente innovativo al contempo, quindi forse un po' anche il cortocircuito di cui parlava la dottoressa Boldrini è dettato da questa eredità culturale che ci portiamo da secoli. E da una costola di Incredible è nata Design Week, di cui adesso ci parlerà Elena Bai in uno dei suoi molteplici ruoli, perché Elena Bai lavora con il professor Celaschi in università appunto nel corso di laurea di design, fa parte dell'agenzia U-Tool e con U-Tool ha progettato del Bologna Design Week. Quindi Elena, se ci vuoi parlare di questa importante esperienza e della creatività all'interno di essa. Allora, ringrazio innanzitutto Claudia Collina per aver accettato in primavera un invito rinnovato di anno in anno a partecipare a Bologna Design Week come istituto dei beni culturali. E ha trasformato l'invito in questa tavola in cui mi sono sentita ospite. Ringrazio per questo invito, ringrazio l'assessore Mezzetti perché ha introdotto uno dei temi a me molto cari. Quanto il prodotto, inteso nella sua duplice materialità, sia appunto fisica ma anche immateriale, quanto il prodotto Made in Italy abbia una valenza, soprattutto anche all'estero, di emotività, quanto coinvolga l'emozione. E questo è uno dei temi che a me è sempre stato caro, perché tra il professor Montanari, nella mia qualifica da giornalista, come si possono misurare gli impatti dell'emozione che i prodotti Made in Italy in tutti i settori merceologici suscitano. Ma in secondo luogo, quello che io mi sono resa conto di non sapere fare è in questa appunto misurazione dell'emozione, ma attraverso il progetto di Bologna Design Week e ancora prima nell'idea di aprire un'agenzia che si chiama U-Tool, era tentare di raccontare quello che la creatività dei progettisti, degli studenti, dei professionisti, delle aziende del territorio che producono e degli utenti che poi fruiscono e desiderano un prodotto, quanto questa emozione poteva essere raccontata affinché poi il prodotto potesse avere un valore e quindi anche un impatto economico. Io sono molto grata al professor Roberto Balzani delle parole, e qui mi emoziono, che ha avuto rispetto a questo prodotto, che non esisterebbe se non ci fosse il professor Celaschi, che mi ha dato opportunità di poter incontrare tutti i docenti, e la capacità che il professor Balzani ha messo in luce in questo volume, che è un volume multiattoriale ed è un volume di sintesi che vuole appunto aprire un dibattito sul valore e la misura di sinergia necessaria fra la creatività, la cultura e il mondo produttivo. Le parole del professor Balzani rispetto al racconto del bollettino su Faenza, del bollettino Fenos, mi danno coraggio rispetto alla poesia che il racconto e la comunicazione del racconto produttivo o del racconto dell'identità o del racconto del patrimonio della città o di una comunità sia importante. Se non ci fosse stato il racconto del professor Balzani, io del bollettino di Fenos non avrei mai avuto una conoscenza. E 100 anni dopo, Bologna Design Week in un altro modo, con altri strumenti, perché non è uno strumento cartaceo, perché la carta
di qualità costa, sta a parla, ma attraverso un sito. Bologna Design Week si propone come un racconto, una piattaforma che vuole narrare l'identità di un luogo, che è il luogo Bologna, ma il luogo è una Bologna allargata che si allarga quindi alla regione, e nella sua capacità di, grazie all'università, di avere uno dei primi corsi d'AMS alla fine degli anni 70, che ha richiamato quindi una grande quantità di studenti e di creativi che hanno trovato qui un terreno fertile. L'Emilia Romagna, la città, hanno dato l'opportunità a dei creativi di sperimentare in quegli anni. L'Ateneo ha accolto dei professionisti, docenti, ordinari di diverse discipline che si sono unite e hanno dato avvio a queste prime sperimentazioni in cui si poteva studiare audiovisivo, musica, storia del teatro, storia dell'arte contemporanea, e insieme allo studio poter sperimentare. Io mi sono formata in quel territorio, in questo territorio, studiando appunto al DAMS, e attraverso Bologna Design Week voglio ridonare alla città una piattaforma di comunicazione che possa integrare tutti gli attori che rientrano a far parte di questo processo produttivo, che dalla creatività, che è sperimentazione in primo luogo, si possa approdare a una selezione dei prodotti della sperimentazione per poter arrivare a industrializzare la creatività, affinché l'incertezza dei creativi possa a un certo punto avere una stabilità. E parlo in prima persona perché io, secondo me, non si nasce creativi, e come un po' racconta anche Richard Florida, per necessità o nostro malgrado, la crisi, la perdita del lavoro ci porta a dover trovare delle soluzioni in modo urgente, in modo a volte non mediato, e io vi porto questa esperienza per cui la crisi economica finanziaria che ha portato a una crisi dell'editoria, che ha portato alla fine di progetti culturali come delle riviste di architettura all'interno delle quali collaboravo, mi ha portato a voler trovare un altro modo, che non fosse un giornale, un altro modo per comunicare la creatività e il mondo delle imprese. Questo progetto, dopo 3 anni di versione online, forse è stato troppo precoce perché tentava di avere una versione solo immateriale. Mi sono resa conto io insieme ai miei soci, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un incontro, di rinnovare quello che è il valore della relazione umana che si instaura fra il contenuto che è la creatività attiva, i contenitori e i luoghi che vengono occupati dalla creatività, il patrimonio storico culturale che ha bisogno di creatività e di sperimentazione per avere una nuova vita, per rigenerare, portando la memoria dell'identità dei luoghi, coniugandola con la creatività più sperimentale delle menti più giovani, che sicuramente hanno, sono antenne, sono i creativi giovani, no, io non sono giovane, però i creativi giovani li stanno assimilando a delle api che impollinano i territori. Quindi quello che voglio portare insieme al team multidisciplinare, multiattoriale di Bologna Design Week in questo territorio, in questa regione, è la testimonianza di bevo un secondo, posso, scusate? No. Perdonate l'emozione, fa anche questo. La testimonianza di quanto sperimentare la creatività a livello sperimentale debba necessariamente a un certo punto trovare una casa, trovare un luogo, trovare degli interlocutori che si uniscono, che condividono con competenze diverse gli esiti, gli output più adatti per essere industrializzati, affinché l'innovazione abbia poi una ricaduta sul territorio. Quindi ricordo solo che Bologna Design Week è giunta faticosamente alla sua 4ª edizione, è sempre un esperimento che vuole mettere in sinergia quindi gli attori, gli spazi,
E gli spazi sono spazi pubblici, sono spazi privati, sono spazi connotati, sono spazi abbandonati, sono spazi che vengono riempiti di mostre, installazioni temporanee, e anche questo è un valore che tengo a sottolineare, rispetto al quale i creativi devono dare conto. Quindi i valori che purtroppo i creativi, affinché la loro capacità possa essere espressa, possa essere poi messa in opera, è legata al tempo. I creativi hanno un'urgenza, l'urgenza di forse guadagnare uno stipendio, guadagnare qualcosa per riuscire anche a arrivare al mese successivo. L'urgenza dei creativi a volte non si sposa con i tempi invece della città e della trasformazione della città e dei bandi che possono essere a loro sostegno. E quindi in questa regione io come rappresentante, diciamo, io in questo momento sono solo voce, diciamo, visto questo tavolo istituzionale, per non ripetere ciò che è stato detto molto meglio di quanto avrei potuto fare io, mi metto dalla parte appunto dei creativi e posso dire che questa regione, attraverso il progetto Incredible, ha dato negli ultimi 5 anni grandi opportunità. E, per chiudere, direi che partendo dal claim di questa ultima quarta edizione, il design attraverso la città, ritornando agli spazi, credo che Bologna Design Week e gli eventi che potete ancora visitare e nei quali potete sperimentare cosa succede quando un creativo espone all'interno di un foyer del teatro comunale, quindi all'interno di un luogo non deputato alla vendita di prodotto, che cosa succede a un giovane creativo di 30 anni abitare per 5 giorni un luogo che non è una casa, non è un negozio, oppure cosa succede a un designer di gioielli preziosi interagire con un'azienda svizzera che produce tubolari d'acciaio e giunti per fare delle scaffalature per ufficio. Quello che è una nota che appunto voglio lasciare in questa mia testimonianza è legata al fatto che la multidisciplinarità è fondamentale nell'incontro e nella produzione di nuovi contenuti. Nel caso di U-Tool è una realtà molto piccola e quindi rientriamo assolutamente nelle categorie verificate, elencate, studiate e mappate dai 2 rapporti Herbert. Sicuramente dalla nostra nascita abbiamo tentato e abbiamo capito che da soli non si fa nulla e quindi in 6 ci siamo ritrovati perché avevamo 6 competenze diverse e senza quelle 6 competenze non unite insieme non saremmo potuti diciamo essere significativi o essere riconosciuti come agenzia che cerca di creare sinergie fra appunto la creatività e il mondo produttivo. Per chiudere, credo che il compito delle istituzioni, e mi rivolgo a voi, sia sicuramente quello di non ostacolare i creativi, di incentivare i creativi e magari, qui aggiungo questa nota, assimilarli, nel senso che a volte questa regione, questa città assolutamente non ostacola, incentiva, ma l'assorbimento della creatività forse è il prossimo grado, è l'auspicio che io do come futuro per l'IC, come futuro nelle politiche regionali, e assimilare creatività vuol dire anche riattivare, rigenerare le istituzioni, quindi uniamo anche, non lasciamo i creativi sempre solo lontani, non lasciamoli sperimentare, e cerchiamo di averli anche come compagni di viaggio, e quello che si vede della creatività in questa regione materializzata non è solo, cioè è veramente una punta di un iceberg, di un blocco profondo assolutamente ancora tanto da scoprire, perché materializzare le idee è uno dei compiti più complessi e più difficili ma più emozionanti. E per questo ringrazio Claudia per lo spazio che mi ha dato per poter raccontare tutto questo.
sono dei tuoi appunto molteplici ruoli, e io voglio ritornare un attimo a ciò che ha portato appunto tante belle teste oggi qui a ragionare insieme a te, cioè il libro da te curato. C'è una cosa che devo dire come storica dell'arte che mi ha colpito particolarmente, cioè Elena è riuscita a estrarre la creatività anche da tutti i professori, da tutte le persone da lei contattate per avere un saggio, perché alla fine c'è il manifesto, alla fine del libro tutti hanno firmato il manifesto delle istituzioni culturali creative, cosa che fanno gli artisti solitamente, l'hanno firmato tutti i partecipanti a questo libro con dei punti fissati, degli obiettivi, dalle caratteristiche salienti del fenomeno al perché ci si interessa di industrie culturali creative e il loro obiettivo. Ecco, quindi complimenti, consiglio la lettura perché appunto un libro polifonico estremamente interessante sull'argomento, e chiederei di approfittare di fare delle domande ai presenti se le avete. Buonasera a tutti, io mi chiamo Elena Bertelli, sono qua come Vamsa Radio Culturale, ma anche in rappresentanza di un progetto che è stato fortemente sostenuto dall'IBC e in particolare da Margherita Sani, che si chiama Museo Mix e che fa incontrare i musei con il mondo di tre parlato di sei competenze diverse per la nascita di YouTube. Museo Mix mette nei musei sei professionisti di natura diversa in squadra per lavorare dei prototipi che in tre giorni vengono creati nel museo per migliorare le funzioni. E sono molto orgogliosa del fatto che due edizioni di Museo Mix sono state centrate in Emilia Romagna e che a Ferrara, il primo museo che sta sviluppando realmente uno dei prototipi, sia un museo di qualità, un museo di storia naturale di Ferrara. Sono stata incuriosita da questa iniziativa di oggi proprio perché volevo capire meglio tutte queste testimonianze, come si possa creare una vera rete regionale per portare avanti questo progetto che ogni anno coinvolge i musei, ma che fa sempre fatica a coinvolgere i professionisti, nel senso che di fronte a dei musei che si lanciano davanti a questa iniziativa così particolare, così strana, che dura tre giorni ma necessita di un anno di lavoro per poter essere realizzata, facciamo tanta fatica a coinvolgere gli ingegneri informatici e coinvolgere i designer, perché sono due mondi che non difficilmente si parlano e si incontrano. In questo ci ha dato una mano Aster, ci ha dato una mano IBC e continuiamo a lavorare. Siamo stati recentemente all'OPSAC perché è uno dei luoghi che forse riusciremo a remixare nel 2019, e proprio lì la professoressa Zanella ci ha indicato cluster come possibile link tra queste realtà. Quindi niente, volevo solo dire che mi è stato di conforto questo dibattito. E io posso ringraziare per la domanda e poi passo la risposta ai professori. Conosco, grazie per la domanda, perché ha introdotto due temi. Il tema della libera sperimentazione che poi porta in un tempo molto breve, cioè in tre giorni, a una serie di prototipi. I prototipi però sono tanti, non tutti i prototipi che vengono creati e disegnati dai progettisti possono entrare in produzione. Il criterio rispetto al quale c'è il numero X di prototipi poi viene scremato per poi essere industrializzato, questo è un processo molto interessante, e il progetto di Fabio Fornasari e di tutto il team di Museo Mix secondo me è un ottimo sistema che coniuga i processi delle culture del progetto e del design, e che noi
nel corso invece del prodotto industriale è diciamo la base che tentiamo nei primi anni di offrire a tutti i nostri studenti, cioè questa capacità di selezionare dopo l'osservazione, dopo la sperimentazione, di riuscire a essere in grado di selezionare gli elementi i migliori per poi iniziare il processo produttivo che ha delle regole completamente diverse. Sì, diciamo che uno degli elementi che magari fa fatica a prendere, a generalizzare questa esperienza, che secondo me è molto bella, è il fatto che ha una dimensione totalmente volontaristica, per cui è evidente che trovare la disponibilità di professionisti e dall'altra parte anche la disponibilità del personale dei musei che si devono mettere a disposizione di questa operazione sono già pochi numericamente, spesso dentro i musei faticano a fare i loro laboratori, insomma quello che istituzionalmente è il loro mestiere, e quindi è evidente che questa difficoltà, io credo, non dipenda dalla proposta, che è una proposta stupenda e che è molto suggestiva e anche secondo me di grande di impatto positivo. Il problema è la sua dimensione organizzativa e l'elemento totalmente volontaristico che la rende, ahimè, nel contesto depauperato, soprattutto di capacità professionali, disponibilità dei musei, estremamente difficile da realizzare, perché lì bisogna trovare proprio dei casi in cui esistono persone fisicamente disponibili a questo esperimento in quel determinato momento. Insomma, quindi bisognerebbe capire come ripensarla per poterla generalizzare o con qualche aiuto, e quindi legarla a una piccola risorsa, oppure non lo so, cioè, se si vuole generalizzare è inevitabile strutturare un po' di più, se no così purtroppo, non per difetto di impostazione, ma per, ahimè, problemi delle realtà con cui si confronta, sempre più drammatiche, no? E fa fatica ad attecchire. Questo almeno. Aggiungo la mia piccolissima esperienza diretta: è un format straniero che voi avete meritoriamente importato in Italia. Sappiamo che il livello di disponibilità di fondi non è identico, la pluralità di musei nostra è una grande ricchezza, ma è anche quel famoso peso che dicevamo prima. Proprio all'estero, magari nei contesti di origine, ci sono meno musei con molte più risorse, da noi ce ne sono tantissimi affogati fin qua. È chiaro che in una visione strategica è un investimento, purtroppo sappiamo tutti che quando siamo affogati la visione strategica è la prima cosa che ci dobbiamo dimenticare, perché abbiamo l'emergenza. Secondo me è una strada possibile, però non so se poi snatura il format, che è un format di animazione culturale bellissimo, se la pensiamo a livello di studenti, a livello di sperimentazione. Se lo vogliamo rendere professionale, allora forse bisogna ragionare su una declinazione alla U-Tool di legarsi a delle industrie di volta in volta e ragionare con un'industria che commissiona e che pensa di legarsi a quel museo, a quei professionisti per un prodotto brandizzato in qualche modo. Perché senza ovviamente snaturare il tutto, però se vogliamo renderlo sostenibile, verosimilmente forse le strade sono queste, non mi viene altro. Certo. La parola all'Accademia di Belle Arti di Bologna, grazie di essere qui. Allora, il contrario della Marsini, che è tanto simpatico, che alla fase 2 la vendetta, il ritorno, dopo il Stato delle Scienze, fonda l'Accademia di Belle Arti e si vendica fra tanti problemi, lettere da Roma inviate agli accademici, in cui dice: mi avete detto che sareste venuti a Roma ad aiutare a scegliere le sculture, invece qui venite a Bologna, io sono qui a sgombare, quindi molto interessante. Un personaggio straordinario che alla fine va via da Bologna, perché questo è molto interessante, il fatto che Marsiglio, tutto questo
Vorrei parlare del settore della creatività, non so se definire un settore della creatività o forse qualcosa di completamente diverso, non so, questo è un tema molto ampio, e cioè tutto quello che ha a che fare con l'arte, che è qualcosa che comprende la creatività, ma la trascende anche, e comunque ha a che fare con un territorio, forse altro. E sicuramente le riflessioni intorno all'arte a Bologna andrebbero, come dire, estese a tavoli anche ampi, perché dall'Accademia di Belle Arti, che è un'istituzione vedete molto strana, molto curiosa, perché a fronte dell'aumento annuale degli iscritti vi è una progressiva dimenticanza da parte del Ministero, da parte di quella che è, da quello che è l'ordine istituzionale che dovrebbe avere a che fare con alcune direttive fondamentali riguardanti non solamente l'Accademia di Belle Arti, ma anche il Conservatorio di Musica a cui esse sono legate. E quindi Giorgio Di Bondrini diceva prima, investiamo a fronte di tanti studenti, poi rischiamo di perderli. E in parte sì, in parte no, li perdiamo, perché noi forse sì, però li ritroviamo nelle pizzerie, li troviamo a fare gli sguatri nei ristoranti. Giorni fa parlavo con alcuni miei studenti, anche questo è molto interessante come dato sociale e antropologico, che mi dicevano è molto difficile lavorare in mansioni alte nei ristoranti di Bologna, perché li mettono solamente i bolognesi e non quelli di fuori. E io ho chiesto quali sono queste mansioni alte e loro mi hanno risposto servire a tavoli, questa è la mansione alta. Quindi li ritroviamo qui, ma perché? Per quale motivo? Beh, perché probabilmente vi è un gap assurdo, demenziale, terroristico tra quelle che sono le possibilità effettive, concrete nel momento in cui si esce dall'Accademia di Belle Arti, perché a fronte dei corsi frequentati non vi sono corrispettivi concorsi, per esempio, non ci sono sbocchi di lavoro che abbiano a che fare in modo diretto con quelli che sono i corsi di studio. Per adesso è un problema che noi conosciamo molto bene anche a proposito di facoltà come beni culturali, dove vogliamo parlare di musei, no, non ne parliamo, vogliamo parlare di problematiche legate alle sovrintendenze, preferire di no, grazie. Vi ricordo comunque che l'ultimo concorso dei custodi è stato fatto 10 anni fa. In che stato verso i musei italiani? Bene, lo sappiamo tutto, fatevi un giretto, lo sapete. È un problema davvero di denaro? Non credo. È un problema di sguardo politico, perché io mi rifiuto di credere che si sia così dementi dal pensare che sia davvero solo una questione di denaro. Non voglio credere questo. Credo invece che vi sia, non per fare quella dietrologia come dice prima tu Massimo, ma per analizzare il problema da altri punti di vista che probabilmente sarebbero più profitti. Da questo punto di vista, certo, Bologna si lega alla Regione Emilia Romagna, lega alla Regione Emilia Romagna a Roma e ha problemi ben più ampi, però vorrei anche tornare a Bologna, perché Bologna, non lo dimentichiamo, ha un bel museo, ha qualcosa di molto importante che rischia puntini sospensivi come Arte Fiera, perché è un altro dato inoppugnabile il fatto che Arte Fiera negli ultimi anni abbia conosciuto una debacle progressiva. Che tipo di progettazione può fare un direttore artistico se gli viene rinnovato il contratto annualmente? Nessuna progettazione, questo è evidente. E dunque qual è il destino di Arte Fiera? Qual è il progetto di Arte Fiera che si lega anche ad un progetto, ad una idea di città rispetto all'arte, rispetto ai luoghi dell'arte? Che certo, in alcuni casi non sono legati direttamente a quella che viene definita produttività, però noi sappiamo molto bene che esistono tipi di rese che non hanno a che fare in modo diretto con l'industria e con il denaro contante, ma che rendono invece sui tempi lunghi. Sarebbe bello se a Bologna si progettassero dei luoghi per gli artisti, degli atelier per gli artisti. È curioso che l'unico luogo a Bologna dove vi siano dei luoghi per gli artisti è il Collegio Venturoli, che fu fondato nel 1840 da un gentilissimo architetto, il quale disse: però qui vogliamo solo persone povere, che va benissimo, cattoliche, non so se vada molto bene, bolognesi, curioso. E comunque il Collegio Venturoli svolge leggermente il suo ruolo a fronte del fatto che in realtà non si è mai pensato di strutturare un luogo di atelier per gli artisti e quindi di progettazione di che cosa? Ritorno da Bologna, Italia, ritorno
nostro grossissimo problema, e che è un problema che non ha a che fare con la qualità dell'arte italiana, ha a che fare invece con il fatto che l'Italia non ha mai fatto rete e non ha mai investito sui propri artisti. È successo in modo sporadico durante il Ministero Veltroni, con alcune invenzioni anche di un certo interesse, e poi basta. E Bologna è una città dove, a fronte di un'istituzione come Arte Fiera, a fronte di un museo che negli ultimissimi tempi si sta legando sempre di più fortunatamente alla città, cosa che era mancata in alcune gestioni precedenti, gode di alcune istituzioni, di alcune fondazioni private di grande rilievo. E io ricordo il bel e interessante progetto piemontese e torinese sulla relazione tra istituzioni private e istituzioni pubbliche, che ha dato dei grandi frutti. E un'altra caratteristica bolognese, devo dire, è invece quella di, cioè, di una certa divisione, di un certo scollamento, e quindi ancora una volta di non rete e di non relazione. Bene il fatto che Mast dall'anno scorso, da due anni, abbia deciso di spargersi nella città per mostre fotografiche che non abbiano solamente luogo all'interno del MAS, ma proprio appunto di grandi istituzioni molto interessanti. Credo che occorra riflettere su un'idea di città che abbia a che fare con un investimento sull'arte molto più forte. Poi queste due città, certo, a che fare con i beni culturali, il centro storico, a chi decidiamo di darlo? Ai commercianti che si lamentano se i locali chiudono alle 2 di notte, perché in questo modo non si può servire i clienti che decidono di arrivare alle 2:30? Oppure pensiamo anche, vuoi mai, ai residenti che si hanno investito in case del centro storico e che desiderano non solamente dormire, ma creare quel tessuto che ha a che fare con la vita vera di un centro storico, e quindi con un presidio anche nei confronti dei beni culturali del centro storico, che non diventino in questo modo solamente luoghi dove fare di tutto fino alle 2 o 3 di notte. Oltre. Quindi l'arte, i beni culturali, un'idea di città e una serie di problematiche che hanno a che fare con problemi grossi. E quindi bene, grazie a voi per averli messi sul tavolo e per avere la possibilità di parlare insieme. Grazie Eleonora. C'è qualcuno che vuole intervenire? Qualche altra domanda? Giovanna? Devo scappare. Se no c'era da dire anche. Va bene, allora ringraziamo i relatori e vi salutiamo. Grazie per l'interesse.